E dunque torniamo in studio, dovremo avere il collegamento con il direttore di Rai 4, Carlo Freccero. Pronto, mi sente? Buonasera a tutti quanti, mi scuso per la mia presenza perché sono un estraneo, però partecipo veramente molto volentieri, grazie. Ecco, grazie davvero, lei lo sa che qui è praticamente considerato un marziano, o perlomeno a che titolo lei, che non è di Bologna, ragiona sulla pelle dei bolognesi? Allora, innanzitutto mi dispiace per l'assessore al marketing territoriale, io apro qui una parentesi, ma non vi vergognate voi bolognese chiamare un assessorato marketing territoriale, dai, è una ridicola, per favore, nel momento stesso in cui il marketing si vuole nascondere, perché mai parlare di marketing è vergognoso in questa crisi economica che c'è, quindi cambiate nome, chiamatelo assessore al territorio, ok? Prima cosa, io sono marziano, a parte il fatto che questa è una battuta mia che ho fatto al direttore generale e al presidente della RAI quando sono arrivati, perché non sapevano nulla della RAI. Io su questa cosa della scuola pubblica so qualcosa e mi sembra veramente così triste, lo dico con tono veramente, io non firmo mai manifesti, ma questa volta quando un gruppo di Alber, nella persona di Massimo Torelli, mi ha detto guarda che c'è questa cosa, può intervenire, io sono intervenuto perché ritengo veramente, cioè, così triste, non dico altro, la parola è triste, come mi sento depresso, che in qualche modo si tagliano i fondi alla scuola pubblica per dare alla scuola paritaria. Se ci sono i fondi per la scuola pubblica, chiaramente datele anche alla scuola paritaria. Io non ho nulla contro, puoi capire, viva le scuole dei cattolici, dei gesuiti, dei scolopi, dei francescani. Quindi non è una questione ideologica legata al fatto che le paritarie sono anche cattoliche. Ma il mio può capire anche benissimo, vengono tutte le scuole possibili. Io sono per la differenza, puoi capire, sono per la moltitudine, eccetera. Però per favore, non togliate sempre i soldi alla scuola pubblica. Bologna era un esempio per tutti quanti noi. Adesso gli assessori si chiamano al marketing territoriale, che vi ripeto, è ridicolo. Chiamato dal territorio, è ridicolo. Il momento stesso in cui persino la Bocconi nasconde la parola marketing, togliete questa parola, va bene, chiamiamolo coordinatore di Giunta Freccero. Un'altra domanda, secondo lei il sindaco, lui è sindaco, che è intervenuto e interverrà in prima persona, dovrebbe invece essere super partes, avrà letto l'attore Marescotti che ha detto non è più il mio sindaco? Allora, so tutto perché ho gli amici a Bologna che mi informano. Allora io devo dirvi una cosa, voi sapete naturalmente che il PT ha una identità molto complessa e difficile, ha avuto per molto tempo il torcicollo a destra, pensate un attimo, Monti, Montezemolo, e purtroppo adesso deve capire che deve avere il torcicollo a sinistra, e naturalmente i tempi sono cambiati, e purtroppo si deve adeguare il torcicollo verso sinistra e non verso destra, ma lo dico con simpatia, con tenerezza verso Merola, e spero tanto che sia diventato anche tifoso del Bologna che non conosceva, grazie. Grazie a lei naturalmente per la sua disponibilità, trasferiremo al sindaco e agli alcuni esponenti della sua giunta i suoi inviti. Allora...